Danny Toinstra, la battuta, la ri... il palleggio di Simone Giannelli, la via tenuta. Yes! Ha vinto l'Italia, andiamo a Roma contro la Francia, la vittoria degli azzurri, arriva il quinto set del tripudio del Palo Florio, guardate che roba e che vittoria dell'Italia, è stata durissima Andrea stasera, ma alla fine abbiamo vinto con un grande cuore, con un grande gioco, con un grande gruppo, l'abbraccio, guardate i ragazzi come si stanno abbracciando, la tensione per una partita difficilissima, complicata, che ci ha portato al quinto set, ma alla fine abbiamo vinto noi. Allora, potremmo partire dando grande merito anche alla formazione di Roberto Piazza, perché hanno fatto veramente una grande prestazione al di sopra del loro abituali standard. Noi abbiamo fatto un po' di fatica, primo parziale legato anche all'infortunio di Roberto Russo, poi una bella crescita nel quarto parziale, qualche errore di troppo e invece un quinto set giocato bene, felicissimo perché la via alla fine, e questo è l'ultimo attacco di la via, finisce a terra e ci dà il passaggio. Il presidente federale sta abbracciando tutti i giocatori, eccoli qua i ragazzi, guardateli che belli che sono. Rinaldi, grande il suo ingresso, bravo Iuri, bravi veramente tutti. Eccolo, ma soprattutto qui Roby Russo, che sembra essere a posto, il capitano se lo va ad abbracciare insieme a Leandro Mosca. Complimenti all'Olanda, lo dobbiamo dire, perché se questa sera siamo qua a gioire per un quarto di finale vinto, una semifinale raggiunta soltanto al quinto set, perché abbiamo trovato veramente una bellissima avversaria. E potremmo anche arrivare a dire che se questo europeo ci ha fatto fare un sacco di partite con squadre di medio-basso livello, questa partita di altissimo livello, con il favore del pronostico, in casa, avendo rischiato, perché siamo arrivati veramente vicini al quinto set, ci permette di avere ancora più consapevolezza.